succede? Fermo! Questo è fuori di sé! Fermo! Ma che succede là fuori? Diamolo dentro! Stai fermo, fermo! 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 Ma insomma, ma che succede là fuori? C'è un pazzo! Che correva nel bosco! Un pazzo! Portatelo dentro! Dentro! Nella stanza del commissario! Ma sì, sì, non c'è consegno di qua la casa! Stavo sarà male! Tirati su! Avanti la lista! Avanti! Forza! Portatelo dentro! Avanti! Dentro! Forza, cammina, cammina! Perché correva nel bosco? Da cosa stava fuggendo qui? Su! Tirati su, santo! Fatti attenzione! Qui, qui, qui! Seduto qui! Attenzione! Ma chi è? Non lo sappiamo. Come non lo sapete? Ma cosa è successo? Eravamo di controllo nel bosco, sì. Questo correva come un pazzo sotto il temporale. L'abbiamo solo fermato. Gli abbiamo chiesto i documenti. E lui si è subito scagliato contro di noi. Dove sono? Perché mi avete portato qui? Io ho il piacere e l'onore di essere in compagnia, in collegamento telefonico con Glauco Mauri, che porta in scena al Teatro Stignani di Imola lo spettacolo di grande successo Una pura formalità, tratta appunto dal film di Tornatore. Ecco, un viaggio che io penso si possa definire, inizia come un thriller e poi è un viaggio sulla vita. Io le chiedo, il suo personaggio, questo commissario appunto, il fautore dell'interrogatorio, come si muove in questo viaggio e quanto c'è di lei in esso? Ma innanzitutto ogni opera importante permette agli interpreti di trovarci delle sfumature personali, proprie, e quindi questa adattamento sì. Teatrale che ho fatto nel film di Tornatore è abbastanza un adattamento fatto anche in grande libertà, d'accordo con il Tornatore che mi ha dato ampie possibilità. La cosa che mi ha colpito del film, e quindi parlo anche del mio personaggio, è questo, che io molti anni fa, alcuni anni fa, ho messo in scena Delitto e Castigo di Dostoevskij sì. In una mia adattamento teatrale. E anche lì c'era Porfiri, che è praticamente un magistrato, un inquisitore, diciamo oggi si direbbe un commissario, diciamo così, uh-huh. E Raskolnikov, un giovane accusato di aver commesso un delitto che aveva effettivamente commesso, l'ha ucciso con un'ascia una usuraia. A un certo punto c'è tutto un rapporto tra Porfiri e Raskolnikov, in cui questo Porfiri cerca, attraverso l'ironia, la tenerezza, sì. Attraverso la violenza, di far confessare, pur essendo convinto, pur avendo le prove che Raskolnikov è colpevole, di far confessare a Raskolnikov il proprio delitto, affinché trovasse in questo una propria dignità, voglio dire, in questa certo. Cosa assurda che ha commesso. Ebbene, la cosa che mi ha colpito, perché anche qui c'è un commissario, che è interpretato da me, che cerca di far confessare a Omov, interpretato da Umberto Sturno, un delitto che tutti credono che lui abbia commesso. In realtà è un interrogatorio per far confessare a Omov tutte le cose che aveva sepolto dentro di lui. Come nella vita capita, questo capita anche in Macbeth, che incontra le streghe, improvvisamente si smuove dentro di lui delle cose che aveva già sepolte. La cosa che fa capire il dominante di questo testo è una frase che questo scrittore, accusato di aver commesso un delitto, scrive in uno dei suoi romanzi più famosi. La frase dice: gli uomini sono eternamente condannati a dimenticare le cose sgradevoli della loro vita, e più sono sgradevoli e prima si affrettano a dimenticarle. Ecco, il giudice, il mio giudice, il mio commissario, sì. Si impegna in questo, nel cercare di far tirar fuori, ha una funzione maieutica, diciamo così, dall'animo di questo personaggio Omov, tutte le sue cose, gradevoli e non sgradevoli, che ha commesso, tra cui forse un delitto. E alla fine si scoprirà che veramente ha ucciso, ma ha ucciso se stesso, in quanto si è suicidato. Certo, ma io infatti, guardi, per me, in questo spettacolo per me appunto rappresenta uno dei grandi, dei importanti esempi del teatro che racconta la vita e dal quale si può imparare anche a conoscere se stessi, secondo me. Ma
ma secondo me il teatro ha questa funzione. Diceva appunto Brecht, una frase che ha accompagnato tutta la mia carriera, dice: tutte le arti contribuiscono all'arte più grande di tutte, quella del vivere. Il teatro è una di queste arti che contribuisce all'arte del vivere. Si racconti noi interpreti. Raccontiamo delle favole che scritte da Sofocle, poi scritte da Beckett, scritte da Shakespeare, e queste favole parlano della vita, e questo serve a far uscire il pubblico più ricco, almeno non dico di cultura, ma almeno di umanità, di interrogativi. Di empatia anche oserei dire. Infatti non ho capito. Di empatia anche oserei dire verso il prossimo, che di questi tempi ce n'è assolutamente anche bisogno. Forse il teatro può essere un mezzo per migliorare anche l'empatia delle persone, anzi credo che Esatto, sono perfettamente d'accordo. Infatti voglio dire, nonostante la mia età e nonostante la fatica di fare questo mestiere, avendo noi una compagnia cosiddetta di giro, sì, noi andiamo da Aosta a Messina, da Trieste a Pescara, giriamo l'Italia in lungo e in largo, certo, e questo costa anche una certa fatica, ma quello che mi dà l'energia, ma non solo l'energia, mi dà ancora la freschezza dell'entusiasmo, è questo di dire, non che, di dimostrare non che sono bravo a dire una battuta di Shakespeare, no, quanto credo che il mio lavoro sia un lavoro utile, nel mio piccolo so di portare un contributo ad arare questo terreno oggi così arido che è l'uomo. Beh, per questo io credo di non dire soltanto un mio parere personale, ma l'umanità che comunque traspare dai personaggi che interpreta, io credo che sia ben visibile e che arrivi direttamente al cuore del pubblico, almeno per me è sempre stato così, e lo dico anche nei suoi ruoli, nei pochi ruoli cinematografici in cui lei ha preso parte. A questo proposito le volevo anche chiedere, appunto, dopo tanti ruoli interpretati, dopo una carriera così invidiabile, mi permetto di dire, io le chiedo cosa emoziona ancora Glauco Mauri, anche da spettatore. No, mi emoziona, io ho detto una parola che è alla base del mio pensiero, io credo che l'emozione a volte spieghi meglio le cose più che la razionalità, perché emozionare vuol dire imprimere subito una vibrazione, ecco, certo. Io come dico sempre, noi abbiamo dentro di noi come un'arpa con tante corde e queste corde le mettiamo in vibrazione pochissime. Ora, se a teatro, se ascoltare una musica, se ascoltare la parola di qualcuno che ci sta parlando di cose che non conosciamo, ci fa vibrare una corda che non ha mai vibrato, è un fatto positivo. Una vibrazione mette in vibrazione altre vibrazioni. Ecco perché se in teatro uno esce e si sente emozionato, ma non capisce esattamente il senso, sì, il perché di quell'emozione, però l'emozione a poco gli scava dentro la curiosità di capirla. Non so se mi sono... No, certo, capisco benissimo, perché è una sensazione, in un certo senso, che è appagante, anche se non si può spiegare completamente. Ma esatto. Forse è proprio questo anche il segreto di provare tanta intensità in questa sensazione. Esatto, ed è questo che secondo me a volte ti dà una spinta a questa emozione, a cercare di comprendere il perché delle cose, il perché delle emozioni. A volte la razionalità occorre sempre una specie di allenamento, certo, anche per capire la razionalità. Per capire l'emozione basta aprirsi un po'. È vero. A questo proposito, quindi, penso che sia d'accordo con me sul fatto che il teatro è dappertutto, non soltanto nei teatri. Il teatro è condivisione, si può fare dappertutto. Ma certo. Il teatro è la comunicazione di un uomo con un altro uomo. Questo è una forma di comunicazione, e questa comunicazione c'è anche se io cammino per la strada e incontro una persona di qualunque tipo, di qualunque, e comincia a parlarmi e mi parla del suo mondo e sì, mi fa un mondo che io magari ho appena sfiorato. Questa è arte, questa è cultura, questa è una forma di comunicazione che nel teatro è rappresentata al massimo livello, perché voglio dire, la differenza che c'è tra il cinema e il teatro, sì, io amo il cinema per carità, ma il film è sempre quello, esatto, e lo spettacolo non è mai quello,
dicevano i vecchi, ogni pubblico ha lo spettacolo che si merita. Quando per la prima volta ho sentito questa frase, mi ha dato anche fastidio, perché sembrava una specie di atteggiamento sprezzante nei confronti del pubblico. Invece è dare al pubblico una grande, un grande valore, perché uno spettacolo germoglia, palpita, a seconda del pubblico che c'è in sala. Ecco perché lo spettacolo dal vivo ha un'importanza fondamentale. Il teatro lo si fa in due, noi e il pubblico. Sono io posso entrare in scena ammalato, con un dolore morale, però se c'è un pubblico predisposto, non dico all'applauso, ma predisposto all'ascolto, predisposto a dire chissà, forse questa serata mi entra qualcosa di nuovo nella mia mente, nel mio sentire. Ecco, questo aiuta lo spettacolo, ecco perché ogni spettacolo dipende anche da che pubblico c'è in sala. Basta. Ora che abbiamo musica. Se la sua biografia è saputa in tutto il mondo, io la conosco a memoria, la sua biografia. Attento, è ancora carico. Manca solo una pallottola, quello che ha ucciso l'uomo che questa notte correva nel bosco. Io correvo nel bosco. Un solo colpo alla tempia. E lei come vede l'avvicinarsi delle giovani generazioni alla vita attoriale, alla vita teatrale? C'è una sua sensazione di ottimismo? I giovani no, hanno no, voglia? No, da parte dei giovani c'è molto, molto. Io, è una frase banale, io amo i giovani, io lo stimo. Certo, anche tra i giovani ci sono giovani imbecilli, come anche tra gli anziani, ci sono tanti anziani imbecilli. Ma no, però invece che da parte dei giovani ci sia anche un tempo si pensava a fare un po' il teatro perché dava la notorietà, dava poca notorietà, mentre grande notorietà era data dalla televisione. Sì. Oggi come oggi c'è ancora questa mentalità, però io noto che da parte dei giovani c'è un desiderio di fare, di provare, di aprire piccoli teatrini. A Roma, ad esempio, io vado spesso a vedere, sono tanti piccoli teatrini di giovani e anche a volte non proprio più giovani, che con sacrifici economici fanno teatro. Sì. E c'è un desiderio di fare teatro che secondo me si sta sviluppando proprio in questi ultimi tempi. Quindi sta sbocciando un qualcosa di nuovo. Speriamo un buon segno. Poi purtroppo ci sono i gestori di teatro e diciamo gli assessori alla cultura sì, che sono oggi veramente, siccome sono eletti dalla politica sì. E generalmente il teatro non sono mai andato a teatro alcuni, i quali dicono no, la stagione di prosa, ma quanti divi televisivi ci sono? Ah, 4-5, e quelli sono i veri per loro, i veri divi della prosa. Per carità, tutti hanno diritto di lavorare, ci sono quelli che vengono, ma oggi come oggi è a volte non umiliante, nemmeno seccante, è avvilente forse. Sì, vedere, non sì. So, dice la grande prosa e tu vedi che magari c'è dentro, non so, Orsini, Labia, io, Bracciaroli e mettono invece 4 fotografie. E tu dici, ma chi sono questi? Ma questa famosa perché ha fatto in televisione quell'altro. Esatto. E allora questo non è offensivo, è imbarazzante. Imbarazzante, sono d'accordo con lei. Come ultima curiosità le chiedo, un personaggio che vorrebbe interpretare, ma non è o immaginario, o reale, ma che non ha mai riuscito a fare? Dunque, la cosa che tanto non mi daranno i diritti, la cosa, il mio sogno è di fare, ma non lo farò mai perché già so già che non mi danno i diritti, fare Giorni Felici, io, ma non travestito da donna, io con la mia barba, con le facce, perché Giorni Felici di Beckett è
io adoro Beckett, è, come posso dire, la poesia del tramonto della vita, a mio avviso. E allora uomo o donna non ha importanza, è l'essere umano che affronta il tramonto della vita. Veramente un pensiero, ma tra l'altro lei ha citato anche uno dei miei autori preferiti, perché Beckett io penso che si abbia avuto una sensibilità. Sì. Io tra l'altro ho avuto la gioia di fare due piccoli gioielli, che l'ultimo nastro di Crepe, Atto senza parole, l'ho fatto nel 62, pensa te, ma... quando fare Beckett e tu dici ma è matto questo? Quindi, sì, era una grossa sfida, rappresentava una grossa sfida a quei tempi, però sicuramente è un personaggio, è un autore che merita di essere portato comunque costantemente, perché è un maestro di vita, come dicevamo, sì, prima. Certo, certo. Io, signor Mauri, la ringrazio per la disponibilità e per le sue belle parole sul teatro, sul suo personaggio. Non mi resta che augurarle in bocca al lupo. Anche tu, mi sembri dalla voce, sei un giovane. Io ho quasi sono più vicina ai 40. Beh, sì, io amo molto il teatro e devo dire mi sono avvicinato al teatro non da tanti anni, però è stato subito un amore, un colpo di fulmine, oserei dire, a prima vista mi sono affezionato, sono andato a vedere tantissimi spettacoli del comune amico Pizzirani. Certo. Appunto lui è stato uno dei primi che mi ha portato appunto ad avvicinarmi al palcoscenico, alle sensazioni che si provano, e nel mio piccolo cerco di fare il possibile per portare, bravo, diciamo, un po' di promozione, un po' di cultura, un po' di passione per il teatro anche nelle altre persone. Bravo, ti ringrazio. No, io ringrazio lei. Uomo di teatro. La ringrazio ancora. Ciao. Arrivederci. Ciao. Ciao.